Questa sera abbiamo un ospite speciale che è appunto Violante Saramago Matos, che è la figlia di José Saramago. Violante Saramago Matos. Violante nasce nel 1947 a Lisbona ed è laureato in biologia. Ha fatto tantissime cose nella vita. Ora è impegnata socialmente e dipinge e scrive. Insieme a Violante Matos scusate, ma è perché le bio erano troppo lunghe e quindi abbiamo accorciato. Insieme a Violante Saramago Matos abbiamo appunto Luisa Marinho Antunes, Paolinelli, perché prendono anche il cognome del marito ed è il marito italiano, una carissima persona. È nata a Lisbona nel 1969, è fra i maggiori studiosi e critici d'arte d'area lusofona, è docente di letterature comparate all'Università di Madeira. E collabora con il Centro Internazionale di Studi sulle Letterature Europee e nella redazione di Fuori Asse Officina della Cultura e, come avevo già detto, si è fatta promotrice di questo dossier su José Saramago. Luisa Marinho Antunes, insieme a Violante Matos, Saramago Matos, tiene da 3 anni una trasmissione radiofonica dal titolo Donne con Parola, che in portoghese sono Mulheres con Palavra, l'ho detta bene, che svaria su argomenti politico, sociali e ovviamente culturali. Poi abbiamo... Dai! L'hai perso? Poi abbiamo il piacere di avere anche con noi Don Paolo Squizzato, che nasce a Torino, è responsabile dell'ufficio per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, un ambito di grande interesse e stimolo. È fondatore della Scuola Diffusa del Silenzio, che intende promuovere la cultura del silenzio e della meditazione. Guida biblica in Israele e scrittore di saggistica in ambito spirituale. Poi abbiamo Caterina Arcangelo, che è il direttore editoriale della rivista Fuori Asse Officina della Cultura, oltre ad essere il presidente e l'anima dell'Associazione Culturale Cooperativa Letteraria, che qui viene rappresentata da appunto l'associazione che pubblica Fuori Asse Officina della Cultura e quest'anno il dossier. Io non vi rubo più tempo e lascio la parola ovviamente ai nostri ospiti. Grazie per essere qui questa sera. Buonasera a tutti, spero che mi sentiate, immagino di sì. Porto i saluti anche di Guido Conti, che doveva essere con noi stasera ma che non riesce a intervenire perché non, per un piccolo problema di salute. Allora mi ha mandato un piccolo testo da leggere, è molto lungo, gli spazi sono ristretti, perciò ne leggerò una prima parte. Scrive: buonasera a tutti, un saluto all'amica Maria Luisa Antunes e alla signora Violante Saramago, che avrei voluto conoscere di persona con grande gioia. Purtroppo una brutta tosse mi costringe a rinunciare all'incontro e così mando il mio intervento. Quando i primi di novembre dello scorso anno ho tenuto una lezione sull'opera di José Saramago a Soliera, in provincia di Modena, mi sono posto una domanda, credo non banale. Come iniziare la lettura di un autore? Dove cominciare? Con quale opera, romanzo, articolo o saggio? Spesso è il caso che ci guida. A volte è l'incontro casuale con un'opera su una bancarella o in libreria. A volte lo prendiamo in prestito in biblioteca un giorno che non cercavamo quell'autore. Oppure è un amico che ce lo consiglia. Raramente si legge tutto un autore in ordine cronologico. Spesso lo si legge in maniera disordinata e incompleta. Di Saramago ne ho sentito tanto parlare dall'amica Luisa Antunes.
ma alla fine non mi decidevo mai a leggerlo, perché anche gli incontri hanno il loro tempo. A Parma, più di 20 anni fa, avrei dovuto incontrare di persona Saramago per intervistarlo, ma poi rinunciai, non mi sentivo all'altezza, non ero pronto. È stata un'occasione mancata? Forse no. Per leggere bene ci vuole anche il momento giusto per affrontare uno scrittore come Saramago. Bisogna essere disposti all'apertura, come capita con gli amori o le amicizie. Ho cominciato dal suo saggio scritto per l'occasione del premio Nobel ed è stata una folgorazione, perché lui, come me, viene dalla terra, con i nonni che hanno avuto grande importanza nella sua formazione, con i loro racconti e la loro vita, le loro storie e le loro favole. Il nonno, che abbraccia gli alberi prima di andarsene come se fossero amici e piange perché non li rivedrà più, ci riporta ad una dimensione del rapporto con la natura e con la terra che abbiamo completamente dimenticato. Colpa non solo della meccanizzazione dell'agricoltura, non abbiamo più il senso del sacro, perché allora anche l'acqua, la pietra, gli alberi, le montagne, i fiumi, la pioggia, i fiori, l'erba, le nuvole sono fondamentali per ritrovare una dimensione spirituale non banale e non semplicemente animistica. Saramago è uno scrittore spirituale, capace di violare volutamente nello spazio, forse voleva dire volare volutamente nello spazio terribile e a volte spaventoso del sacro, come insegna tanta antropologia e teologia. Continuo nel dire che è venuto fuori un bel pezzo, quasi un saggio critico sull'opera di Saramago, per cui lo leggerete nel prossimo numero della rivista Fuori Asse, perché non avrebbe senso ora rovinare un po' l'incontro, non rovinare, cioè voglio dire, non voglio approfittare di questo momento di discussione con Violante che abbiamo con noi. Intanto voglio dire che Guido Conti, forse non l'abbiamo detto nella presentazione della biografia, è anche una figura molto importante all'interno della rivista Fuori Asse, cura con noi la rubrica di racconti e si occupa di una sezione sulla scrittura, di un laboratorio di scrittura, quindi ci aiuta a ragionare oggi sui grandi scrittori di un tempo, su quelli che oggi dovrebbero formare un po' anche il nostro pensiero, direi. Prima di passare la parola ai nostri ospiti, vorrei anche dire perché abbiamo deciso di accettare la proposta di Luisa, con la quale oramai collaboriamo da anni all'interno, sia per Fuori Asse sia per altre occasioni. Abbiamo diverse occasioni di incontro e di studio, gli studi sull'umorismo, letteratura e giornalismo. Cioè sono tanti gli ambiti di approfondimento sui quali da anni lavoriamo, però Fuori Asse devo dire che è una rivista che ha in sé una sorta di magia. Quando noi abbiamo deciso di impostare il tema del dono, non sapevamo che poi il dono sarebbe stato proprio fuori il dossier su Saramago. E ora che stiamo lavorando al nuovo tema, che è quello, ve lo annuncio, sarà il tradimento da intendere come da tradurre, tradire, tradizione, quindi il tradimento della tradizione anche della traduzione, vedete il caso di Roald Dahl, mi sembra anche importante, no, che sia così Fuori Asse sempre allineata, e il prossimo dossier sarà su Pontigia, che è un autore che di questi temi ampiamente trattato. Quindi questo giusto per dare il sunto di quello che Fuori Asse è, e che ha sempre una sorta di magia, ogni rubrica c'è un collante. Quindi Saramago ci sembrava interessante perché è uno di quegli autori che noi da tempo ricerchiamo, è uno di quegli autori che, se dovessi rappresentarlo, ne parlavamo anche con Don Paolo Squizzato, con un autore italiano, forse non ce ne sono pari in Italia. Oggi no, forse un tempo qualcuno c'era, se mi viene in mente qualcuno in particolare, magari è un autore, una figura come Giuseppe Pontigia, per due aspetti fondamentali: in Pontigia per quel sé che coincide con gli altri, e in Saramago c'è sempre questo invito alla riflessione, al doversi fermare per guardarsi intorno. E poi per questo, non lo so, se leggete per esempio Viaggio in Portogallo, c'è sempre questo invito anche di Saramago a guardare, no, questo viaggio, che è un viaggio anche spirituale, un viaggio dentro se stessi prima di tutto.
se leggete un autore come Pontigia magari troverete anche queste cose. Quindi ora io cerco di andare veloce. Dunque, parlare di un autore spirituale come José Saramago è molto importante, soprattutto oggi che non abbiamo il tempo di fermarci su quest'ambito spirituale, non in senso religioso come abbiamo detto, ma in un senso, e nemmeno animistico, in un senso proprio di ritrovare quella dimensione più intima. Per quello che è una figura come Don Paolo Squizzato ci sembrava interessante perché volevamo riportare l'attenzione su queste tematiche, cioè parlare oggi di José Saramago che cosa vuol dire? Ritornare in fondo a questi temi, e questa è un'occasione troppo importante per quello che è dedicare un dossier a una figura come José Saramago oggi è importante, e soprattutto è importante avere Violante non solo come rappresentante di non perché solo erede e responsabile di questa eredità, ma perché in fondo rappresenta ancora oggi l'etica, il pensiero di Saramago. Perciò io ringrazio Violante per essere venuta qua a Torino a parlare con noi, così come, vabbè, i ringraziamenti li facciamo alla fine. Allora, faccio una prima domanda a Violante, vediamo se... ecco, la prima domanda è, innanzitutto, come le sembra oggi tornare in Italia, perché comunque in Italia c'era già stata qualche anno fa, e a Torino in modo particolare, che impressione le fa? E poi come vive oggi questo suo, diciamo, come si sente oggi in questa duplice veste di artista, di scrittrice, e comunque coniugare queste sue figure con questa responsabilità, che con la responsabilità che impone la figura di suo padre? Buonanotte. Buonasera. Buonasera. Io sono portoghese, io falo portoghese, in Portugal dice buonanotte. Avete capito, è portoghese, parla portoghese, così oggi se... sì, in Portogallo si direbbe buonanotte, ma ecco, buonasera. Buonasera. Buonanotte quando... sì, vai a cama. Sì. Esatto. Quando siamo già alla fine del proprio della sera. Bom, quero começar por agradecer o convite. Voglio ringraziare l'invito. È de facto, enfim, já vim a Itália várias vezes, é a primeira vez que estou em Turim. É uma visita muito curta, mas talvez volte. Non è la prima volta che è stata in Italia, è già stata in Italia, ma è la prima volta a Torino. È una visita molto corta, ma è probabile che ci torni. Falar do meu pai e combinar o facto de ser filha dele com a minha vida profissional ou particular, não é muito difícil. Parlare di mio padre e parlare di quello che è la combinazione fra lui, il padre, e la mia vita professionale, affettiva anche, vero? Mm-hmm. Verdade? Mm-hmm. Lo sto aumentando. No. Non è molto difficile. Io, antes de mais, sou bióloga. Prima di tutto sono biologa. E è o che io sou do ponto de vista profissional e do ponto de vista até daquilo que a biologia me dá na relação com o mundo, com as pessoas, com as sociedades e com a vida. Prima di tutto sono biologa e questo è quello che conduce un po' la sua vita. E professionalmente, ma anche la forma di vivere la vita, di porsi in rapporto con gli altri e con il mondo. Ma tive un pai che si chiamò o che si chiama José Saramago. Ma ho avuto un padre che
che si è chiamato e poi ha detto che si chiama José Saramago. E che mi ensinou muito e sobretudo ensinou-me duas coisas. Que me ha insegnato molto, especialmente due cose. Que nós não somos a coisa mais importante, nenhum de nós, entre mim e ele, claro, nenhum de nós é a coisa mais importante do mundo. Prima que fra i due, nessuno é o più importante del mundo. E em segundo lugar, que devemos fazer as coisas tão bem quanto soubermos. E em segundo, a segunda lição é que tutti noi dobbiamo fare le cose il meglio che sappiamo farle. Portanto, eu sou bióloga, mas tive um pai que foi Prémio Nobel da Literatura em 1998 e tive uma mãe que se chamou Hilda Reis e que foi Prémio Europeu das Letras, das Artes e das Letras em 1988. Io sono biologo, ma ho avuto un padre che ha vinto il premio Nobel nel 1998 e una madre chiamata Hilda Reis, che è stato premio delle arti e delle lettere nel 1987. Então ficaram cá os genes. Ficou o gosto pela cultura, ficou o gosto pela escrita e ficou o gosto pela pintura. E sono rimasti i geni e per questo è rimasto anche l'amore per la cultura, apprezzamento per la cultura, per l'arte, per la letteratura. Portanto, falar do pai è falar di tutto questo. Parlare del mio padre è parlare di tutto ciò. È simples. Por un lato è simples, por outro è difficile. Da un lato è semplice, dall'altro è difficile. E è difficile perché lui già non sta qua. È difficile perché lui non c'è più qui. E portanto io non falo in nome dele. Per questo io non parlo in nome di lui. Io non avalio o che ele escreveu do ponto di vista da letteratura. Non valuto quello che lui ha scritto dal punto di vista letterario. Io non gosto. Io quando scolgo un libro, scolgo perché, na prospettiva di che goste, di che mi interessa, di che va a aprender alguma cosa con il libro. E quando io scelgo un libro, lo scelgo perché penso che mi possa interessare, che vada a imparare con questo libro, che mi vada a fare piacere leggerlo. Portanto, falar dele è falar di, o melhor, lê-lo è aprender. Leggerlo è imparare. È continuare una aprendizagem che cominciò a 75 anni. È cominciare ad imparare in un processo che ha cominciato 75 anni fa. E portanto è sempre una emozione, evidentemente. Falamos dos pais com emoção. De uma forma geral, falamos dos pais com emoção. Aqui falamos com mais emoção, porque ele não foi só un premio Nobel di letteratura. Se è un'emozione parlare del padre, è sempre un'emozione quando uno parla dei genitori, ma questa è stata anche un'emozione perché lui è stato anche premio Nobel della letteratura. E questo premio Nobel di letteratura non mudò la sua vita dopo di ricevere il premio. E lui come premio Nobel della letteratura non è che abbia cambiato la vita dopo aver ricevuto il premio. Manteve os mesmos amigos, a mesma casa, os mesmos hábitos, continuou a escrever, mas chegou a um
patamar, chegou a uma visibilidade que lhe permitiu fazer alguma coisa para além de escrever. Sim, ha mantenuto gli amici, la casa, la disciplina di scrivere, l'abito di scrivere, ma il fatto che lui abbia avuto questa visibilità gli ha permesso di fare qualcos'altro al di là dello scrivere. Perché se ele è tão lido no mondo, perché se lui è così letto al mondo, non è perché tutti i lettori sejam conhecedores de literatura. Não é porque tutti i lettori siano dei specialisti di studi letterari, di letteratura. É porque gostam dos problemas que ele coloca. É porque gli piacciono i problemi che lui coloca. Che lui tratta. É porque ganham conhecimento. Guadagnano conoscenza, in conoscenza. E porque provavelmente ficam a pensar. E perché probabilmente rimangano a pensare, a riflettere. Perché io credo che aquilo che fa con che oggi la leitura continui di una forma tão universale è mais do che a scritta, o pensamento filosófico, o olhar para os outros. O preoccuparsi con il mondo. Perché io penso che il fatto che lui sia letto non è solo quello che lui, la scrittura in sé, ma quello che lui nella scrittura ha messo di sguardo per gli altri, per il pensiero filosofico, per le preoccupazioni che ha avuto. Sullo scrittore e l'apprendista che mi rimanda, cioè chi di voi avrà modo di vedere o qualcuno conosce già, avrà avuto modo di leggerlo, su questo proprio lavoro, no, artigianale della scrittura che richiama appunto poi a un meditare proprio filosofico. Vorrei rimanere un attimo su questi temi, passando la parola a Don Paolo Squizzato, così poi magari affrontiamo alcune tematiche un po' più letterarie dell'opera di Saramago. Don Paolo Squizzato oggi è qui con noi perché volevamo che rappresentasse un po' Torino, no? Quindi che si potesse instaurare questo dialogo tra una realtà culturale torinese, Violante, Saramago, Matis. Ti farei due domande, due in una, diciamo, sui temi più o meno convenuti. In Viaggio in Portogallo c'è una bella introduzione di Magris che scrive: questo viaggiatore portoghese dice ad un certo punto di essere stato nel quartiere di Alfama, ma di non sapere cosa sia Alfama. Anche noi siamo nella vita senza sapere cosa sia. Inoltre, nel suo discorso per il conferimento del premio Nobel, aveva dichiarato: c'è scritto che dove c'è un sole debba esserci una luna e che solo la presenza congiunta o armoniosa dell'una e dell'altra renderà con l'amore abitabile la terra. Dunque chiedo se in queste due, diciamo, due esempi che fornisco qua si può racchiudere il senso di un certo nichilismo o pessimismo, come alcuni hanno interpretato l'opera di Saramago, oppure se già in questo stesso barcamenarsi, no, nei sentieri della vita, questo stesso muoversi così un po' quasi a tentoni, non sia proprio indice di una forza spirituale di speranza. E la seconda domanda nell'una è se è ravvisabile appunto una dimensione trascendente dell'opera di Saramago, se si può parlare di un autore spirituale in questo senso. Beh, due domandine proprio, ma prima di così di cercare di rispondere vorrei solo dire una parola sulla musica che abbiamo ascoltato e ci ha colto. Non so se avete notato quest'opera di Azio Corgi. Azio Corgi ci ha lasciato tra l'altro nel mese di novembre scorso,
è stato uno dei più grandi compositori che abbiamo avuto in Italia, un grandissimo musicista e grande amico di Saramago. E a un certo punto Corgi ha avuto bisogno di ispirazione, e ha letto un testo di Saramago, un romanzo, e da lì ha cominciato questo connubio incredibile, portando in opera, cioè portando in musica alcune opere di Saramago. È nata un'amicizia, è stato pubblicato anche in italiano il carteggio tra Saramago e Corgi. Quello che abbiamo ascoltato prima è un passaggio, sono pochi minuti, del Vangelo secondo Gesù Cristo di Saramago. Dal titolo geniale, Cruci Verba, si intitola questa opera. Cruci Verba, la parola della croce. Tanto per dire il connubio a cosa ha portato. Ci tengo anche a dire perché mi trovo qua anche come appassionato di Saramago. Non sembrasse troppo pleonastico, perché Saramago scrive da Dio. Io adesso non mi ricordo quando ho letto il primo romanzo, ecco, ma però mi ricordo quale primo romanzo, Le intermittenze della morte, ecco. Poi Cecità, tutti. E è stata una folgorazione proprio, ecco, come diceva prima il nostro amico. E lì mi sono accorto della profonda spiritualità di quest'autore, di questa, direi, capacità di attingere alla trascendenza. Cioè l'opera di Saramago è un'opera di trascendenza. E quando dico trascendenza, non chiamo in causa un Dio o una religione, perché si dà trascendenza anche senza una divinità. In italiano c'è questo aforisma, si dice, no? La storia non si fa con i sé o con i ma, no? Si dice. Ecco, credo che Saramago fosse qui, direbbe, la letteratura si fa con i sé. Se la penisola iberica si staccasse dal continente, se questo è la zattera di pietra, e se Gesù Cristo non fosse il figlio di Dio nel Vangelo secondo Gesù Cristo, e se improvvisamente diventassimo tutti ciechi, cecità, questo sé, ecco, io ravviso la trascendenza di Saramago in questo sé, perché questo sé ci porta a cambiare punto di vista. E qui veramente la trascendenza, perché la trascendenza non è l'irrompere di un Dio su questa terra, ma come diceva Maria Zambrano, trascendenza è piuttosto uno sporgersi sull'ulteriore. Allora Saramago ci aiuta, ci ha aiutato e ci aiuta a sporgerci sull'ulteriore, a non accontentarci dello spettacolo di questo mondo. Questa è trascendenza. E io credo che oggi abbiamo terribilmente bisogno di trascendenza, perché lo spettacolo di questo mondo non è sufficiente al compierci come esseri umani. E allora ravvedo trascendenza, ad esempio, intesa come vivere da svegli. Io credo che tutti i personaggi di Saramago siano personaggi svegli, o che comunque lottano per essere svegli. Come la donna di cecità,
che lei sveglia perché tiene, è l'unica a rimanere con gli occhi che vedono, ed è splendido una donna, l'unica che rimane con la vista è una donna. Penso che questo sia un messaggio di amore verso la donna, verso il femminile, impressionante, perché la donna ha da testimoniare la bellezza del mondo. E credo che si ravvisi trascendenza nel protagonista della caverna, l'ultimo romanzo di Saramago, che ha il coraggio di uscire dalla caverna e cominciare una vita nuova. Questo atto di andare oltre, di uscire, di liberarsi dalle catene, che non è la caverna platonica, ma è un centro commerciale, è la caverna, sì, di una porta simbolica impressionante. E ravviso ancora trascendenza, ad esempio, nel protagonista, nel contadino, no, della terra chiamata Alentejo. Cioè il contadino che ha il coraggio di alzare la testa e di intraprendere una rivoluzione. E questi sono tutti dati di trascendenza, non accontentarsi della realtà, non accontentarsi dello spettacolo, del mondo. Nell'esergo di Tutti i nomi c'è una frase bellissima che meriterebbe solo questa per dire la spiritualità di questo uomo. L'esergo è: conosci il nome che ti hanno dato, non conosci il nome che hai. Guardate che è di una potenza. Cioè, questo è il dramma di vivere addormentati, cioè non in maniera spirituale, e non conoscere il nome che abbiamo. E pensare che il nome che ci hanno dato gli altri, i titoli, sia il tutto. Invece, ecco, è questo che Saramago cerca di contestare. Come se ci dicesse: non accontentarti del nome che ti hanno dato, o del nome che grida un centro commerciale, o gli occhi chiusi sul mondo. Cioè, il gnotis auton di Delfi, no? dell'oracolo delfico: conosci te stesso, comincia il viaggio verso te stesso. E ci sono delle parti bellissime sul viaggio, no? di Saramago. Ecco, io credo che veramente Saramago ci aiuti a compiere il viaggio, quello che Martin Buber dice essere il più difficile, cioè il viaggio verso se stessi. Il viaggio verso se stessi. E questo discorso sul pessimismo, è vero, sempre in Tutti i nomi abbiamo frasi come: preferibile non sapere chi siamo, non è piacevole sapere che siamo fenomeni della natura, abbandonati in un mondo insensato. Cioè, è stato accusato di nichilismo, di pessimismo, però non possiamo ridurre Saramago a questo. Era incredibilmente più profondo, partiva da dati nichilistici, da pessimismo, perché raccoglieva il pessimismo e il nichilismo che si respira, ma al tempo stesso questo sguardo ulteriore andava oltre. Saramago come uomo di speranza, come uomo che invita tutti a fare come questa donna, che simboleggia in qualche modo l'amore, il femminile, l'amore, per salvarci da questo inferno. Grazie, sono contenta per la citazione a Martin Buber poi. Grazie. Ora farei una domanda a Luisa, così almeno chiudiamo il cerchio, faccio intervenire tutti dicendo la propria e poi possiamo magari dire qualcos'altro. Allora, una domanda era un po' più tecnica, perché essendo tu specialista di lingue comparate, insomma, mi sembrava, notiamo la scrittura di Saramago, che anche senza punteggiatura, molto particolare, però c'è una chiarezza di significato e di significante, direi, che non lascia, diciamo, comunque è molto chiara e non
invece noi in Italia siamo comunque molto abituati, soprattutto adesso dove le nostre tradizioni, dove il nostro modo di fare letteratura non è più quello di seguire certe tradizioni, ma simboleggiamo anche un po' una certa selezione di letteratura americana e quindi abbiamo quasi una lettura sincopata. Mi domandavo come fa uno scrittore come Saramago a risultare così chiaro nonostante l'assenza di punteggiatura. E poi un'altra domanda era su una cosa che mi ha colpito quando Saramago dice durante un'intervista rilasciata per il programma Roda Viva nel 92 di TV Cultura, ha dichiarato: in fondo non siamo fatti di carta. Allora mi viene in mente questa definizione di Croce, che è la verità che è cronaca e che cronaca e storia non sono distinguibili come due forme di storia, quindi questa distinzione che tu so conosci molto bene tra storia e cronaca. Tutte queste figure in Saramago di saggista, scrittore, giornalista, filosofo, come si coniugano, ecco, dal tuo punto di vista, e come vengono trasmesse qua in Italia poi? Io ringrazio molto Caterina per la fiducia di... per la fiducia di queste domande, di queste domande. Perché Caterina prima di tutto ha detto subito di sì a questo dossier Saramago. Penso che non si immaginasse neanche che si voleva fare una cosa a parte come questa. No, volevamo dare uno spazio. Uno spazio, esatto, nel centenario, e per questo è stata veramente è una persona che io penso che Torino, l'Italia... deve tanto, perché Fuori Asse è una rivista meravigliosa che è multidisciplinare, molto ben fatta, fatta con il cuore e con la testa, come direbbe Saramago. Delle volte non è solo la ragione, noi andiamo anche molto male se privilegiamo la ragione sopra il cuore. E lui aveva questo umanismo etico che è molto importante, e questa rivista è fatta di ragione, ma è molto fatta anche di cuore e di quello che Caterina vede, delle volte vede al di là di noi, e questo è molto importante, la ringrazio. E fanno questa cosa meravigliosa lei, Mario Greco e tutte le persone che aiutano. Poi vi voglio chiedere scusa, perché io non ho mai studiato formalmente l'italiano. Lo so, l'italiano questo qui per necessità di sopravvivenza, perché mio marito è italiano e per quello sto qui a fare, se faccio qualche sbaglio, insomma, guarda, perdonatemi. E ora andiamo a queste domande. Sì, sono facili. Questo è molto importante di Saramago, c'è da dirsi. Saramago, come lui scrive nel discorso del Nobel, lui all'inizio è stato un autodidatta. Poi ha studiato, ha sempre studiato, ha sempre voluto leggere di più. Lui comincia dalle storie del suo nonno e della sua nonna, e a sentire questi racconti che sono la nostra tradizione orale, ma sono anche storie di vita. E lui, i suoi personaggi di carta non sono mai di carta, sono sempre personaggi che lui colloca nelle storie, ma sono sempre personaggi che lui, come si vede nel discorso del Nobel, lui va trovando e ha necessità. Anche un personaggio come Riccardo Reis, che qui si è parlato, che è un personaggio di carta, poi è un personaggio proprio di carta, della mente di Fernando Pessoa, perché è un etronimo, che lui scopre. E Riccardo Reis è un saggio, un poeta che dice: io mi accontento, mi basta lo spettacolo del mondo. E questo
Saramago, quando scopre Riccardo Reis, non riesce a capire come qualcuno non deve fare anche un'opzione etica e di guardare il mondo intorno e di essere capace di riflettere, di analizzare, ma anche di cambiarlo. E questo è molto importante, per quello ora arriva la punteggiatura. È molto importante questo fatto, che lui chiama ciascuno di noi a trovarsi, trovare se stesso, ma invita ciascuno di noi anche ad agire, all'azione, perché dice: possiamo accontentarci solo di stare a vedere, di pensare, di non credere che ci sia la possibilità di un'utopia, un'utopia del possibile? Vuol dire, non dimentichiamo che ha vissuto una dittatura per molti anni, anche Violante ha vissuto una dittatura. Quando lei dice ha fatto tantissime cose, sì, ha fatto, è stata anche in prigione per schierarsi contro un regime che portava povertà, portava abbandono, portava l'abbandono della cultura, la guerra, che passava come cancellava la memoria molte volte, cancellava anche la possibilità del pensiero. E lui era un uomo che lottava. Tutti noi abbiamo delle forme di lotta, ma lui lottava con il suo pensiero, con la sua riflessione, con la sua saggezza, e questo, la sua forma di lotta veniva da questi racconti di vita, da questi che gli davano le persone. È bello il sé che coincide con gli altri, no? Lui ha imparato a sentire le storie e ha imparato a fare, a raccontare storie, a raccontare le storie anche seguendo il ritmo dell'oralità. Vi dicevo, è un autodidatta che gli piacevano le storie, che piaceva sentirsi raccontare storie. E poi è un uomo estremamente disciplinato, che vedeva la scrittura come un lavoro, vero? Sì. Che andava, quando ha scritto l'anno della morte di Riccardo Reis, andava alla biblioteca e leggeva tutti i giornali, leggeva tutti i libri di quel momento lì. Quando ha fatto il viaggio dell'elefante, che passa qui in Italia, è bellissimo, leggetelo. E lui leggeva, si informava, lui vedeva proprio il suo lavoro come un lavoro serio e responsabile. Ha studiato, e poi uno dice così, ma e poi la punteggiatura dov'è? La punteggiatura è chiara. È là, è il ritmo della nostra, è la cadenza, il tono della nostra lettura. E è come se lui sentisse ancora a raccontarsi le storie dal nonno, ma allo stesso tempo gli dà il suo ritmo personale e ci racconta a noi le storie. Noi siamo con lui, come lui era con il suo nonno, a passare la notte vicino all'albero, e a guardare le stelle e a sentirsi raccontare delle storie. Ma sono storie sempre in cui i personaggi non sono mai, sono personaggi descritti, per quello sono nella carta, ma non sono mai nella carta, perché sono sempre personaggi che hanno un mondo dentro. E questo mondo è il mondo che lui vuole vedere, che si svegli e che abbia poi un'azione importante, perché se non ha speranza nell'uomo, come dice un altro scrittore angolano che è Pepe Tella, che una volta una mia studentessa le ha mandato un'intervista e gli diceva: ma lei crede che sia possibile? Lei crede nell'utopia? E lui dice: sai, passo la più parte dei miei giorni a pensare che non è possibile cambiare il mondo. Ma poi la domanda è: perché scrivo? Perché so in fondo che il mondo si può cambiare. E penso che Saramago è così, e che tutti i suoi personaggi vengano dalle persone che lui ha intorno,
e per quello ci fa anche pensare, noi ci riconosciamo in questi personaggi, noi ci riconosciamo nelle loro paure, nelle loro preoccupazioni, nella loro forma di vedere il mondo, e anche se molte volte possiamo non concordarci, dire no, io non concordo con questo qui che lui ha fatto, no? Ma sono sempre persone reali. E sono persone con il ritmo del cuore, il ritmo del però sangue. Però racconta con questa, racconta comunque delle storie, non è mai una cronaca. Cioè, no. È questa la bellezza, no. Poi lui, di questi lui scrive personaggi anche di delle cronache, ma i suoi sì, romanzi, ma... lui capisce molto bene quali sono sì. i generi, e lui racconta delle storie, lui è un infatti lui vede ma le storie ci sono, ci circondano, no? Certo. E lui capisce che queste storie sono quelle che poi ci fanno pensare, ci fanno imparare, e questo è molto, penso che sia la vera, la sua preoccupazione etica, il suo umanismo si vede lì, e per quello dico che anche se non ha punteggiatura, lui è molto oraziano. Ora mi dite, no, ma come? Sì, sì, perché è rigoroso, vuole essere chiaro, vuole essere preciso, e le nostre pulsazioni sono la cosa più precisa che abbiamo. Delle volte ci vanno un po' su, un po' meno, ma è quello, è la vita. Abbiamo delle volte le pulsazioni che sono un po' più alte, delle volte un po' più basse, e quelle pulsazioni sono la scrittura e sono il ritmo. Quando uno è disciplinato come lui, la mancanza di punteggiatura è la sua forma di essere rigoroso. Rigoroso nel pensiero, è rigoroso nello stile, è rigoroso nel ritmo. Una risposta esauriente, bella. Posso? Certo. A proposito do ano da morte, Ricardo Reis, há duas observações que eu gostaria de colocar aqui. A propósito do ano da morte de Ricardo Reis, Violante vorrebbe parlare di due cose. Ricardo Reis é o homem que diz que sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo. Sì, Ricardo Reis è quello che dice che il saggio è quello che si accontenta, vuol dire che si sente soddisfatto di guardare lo spettacolo del mondo. Che non è nada o che Fernando Pessoa foi enquanto poeta e enquanto uomo. Che è molto diverso di quello che Fernando Pessoa è stato come poeta e come uomo. Ricardo Reis assiste a... consolidação da ditadura no comício em 1936 no Campo Pequeno, e quando volta para casa percebe que Lisboa está na mesma. Não, nada acontece em Lisboa apesar da ditadura ter sido consolidada a partir daí. Ricardo Reis assiste alla consolidazione della dittatura nel 1930 e nella piazza, e con questo discorso di consolidazione della letteratura, ma quando della torna dittatura. Dittatura, ma quando torna a casa vede Lisbona uguale, vuol dire per niente cambiata dopo questa consolidazione della dittatura. Portanto, Ricardo Reis non reage. Acha normal que isso aconteça? Vai. Non reagisce e pensa, mi trova normale che questo accada così. Mas è o mesmo Ricardo Reis che vai ser pai. Ma è lo stesso Ricardo Reis che sarà padre. Si sta parlando del romanzo, ovviamente. Sto a falar do romance, claro. Mas este Ricardo Reis che non toma posição quanto ao espetáculo do mundo, e questo Ricardo Reis che non prende posizione davanti allo spettacolo del mondo, è o mesmo Ricardo Reis che quer, è lo stesso Ricardo Reis che vuole che a criada a quem fez un figlio aborte. La criada, ora come si dice criada? La
No, the mate, la... in English this is the mate. Scusatemi. Scusatemi, la signora che lavora, la signora, la domestica, domestica, la domestica. È lo stesso che vuole che la domestica, che è incinta, che ha un suo figlio in grembo, abortisca. E ela che non sa ler sequer. E lei che non sa neanche leggere. Diz-lhe que a criança vai nascer e que não será, não apoiará a ditadura. Lhe diz que o bambino deve nascer e não apoiará mais a ditadura. E Fernando Pessoa vem dizer a Ricardo Reis que ele devia ter vergonha. E Fernando Pessoa vem a dizer a Ricardo Reis que ele deve ter vergonha. Vergonhar-se, deve vergonhar-se. Mas o mundo que Ricardo Reis estava a ver, era o mundo de uma criança que era o seu filho que ia nascer. Mas o mundo que Ricardo Reis estava vendo, em prática, era o mundo que o seu filho viveria, porque o seu filho que estava per nascer andava a vedere. Portanto, eu acho que é de uma... É uma lição de vida e de responsabilidade muito, muito grande esta narrativa da contradição entre um poeta que se acha superior ao mundo, porque ele contenta-se com o espetáculo do mundo. Sim, é uma responsabilidade muito grande, uma lição de vida, esta de questo poeta, que se pensa superior ao mundo, porque está a guardar o espetáculo. Mas não consegue assumir a responsabilidade de ser pai. Mas não riesce ad assumir a responsabilidade de ser padre. Portanto, quanto vale o homem que se senta quanto a ver. Vale, sì, quanto vale l'uomo che si siede solo a guardare? Quanto vale un uomo che si senta a ver lo spettacolo del mondo e che si contenta con questo? Quanto vale l'uomo che si siede solo a guardare lo spettacolo del mondo e che si soddisfa così, si accontenta di questo? E per me è das coisas mais. Mais terrenas que o meu pai escreveu é obrigar-nos a confrontar-nos com aquilo que nós pensamos que é o ideal e com aquilo que efetivamente temos que mexer, temos que trabalhar e temos que optar. Per me è una delle cose più terrene che mio padre abbia scritto. Perché ci fa confrontare con quello che è l'ideale e poi quello che è il terreno. Il fatto che dobbiamo lavorare, dobbiamo scegliere, scegliere e hai detto un'altra cosa? Sì. E fare. Grazie. Vou dizer só mais uma coisa. Vado a dire só un'altra cosa. Sobre o levantado do chão. Su una terra chiamata Alentejo, che in portoghese è veramente levantado. Sì, è levantado do chão e veramente la traduzione sarebbe alzato della dalla terra. Da terra, alzato da terra. È una piccola confidenza. È una piccola confidenza. Quem leu O Levantado do Chão sabe que há uma família que tem olhos azuis. Chi ha letto Una terra chiamata Alentejo sa che c'è una famiglia di occhi blu. No Alentejo não há e não pode haver, por razões de genética, olhos azuis. Alentejo non c'è e non ci può essere per ragione di genetica una famiglia che abbia gli occhi blu. Ma il libro tem una generazione intera con olhos azuis.
ma il libro ha tutta una generazione di occhi blu. Ele descreve os olhos azuis. Ele descreve gli occhi blu. E os olhos azuis são os olhos da minha bisavó, Josefa. E gli occhi sono quelli della sua bisnonna, Josefa. Então, no fundo, ele trata do Alentejo, mas a partir do Alentejo, ele trata da luta dos camponeses di tutto il paese. Lui parla dell'Alentejo, ma lui parte dell'Alentejo per parlare della lotta dei contadini di tutto il paese. Era isso. Sì, perché in Alentejo hanno gli occhi scuri, solo per fare una, gli occhi scuri, lui, loro hanno gli occhi blu come la bisnonna, e in fondo lui la specchia in Alentejo per parlare di tutti quelli che hanno lottato contro le condizioni di vita deplorabile e miserabile dei contadini. Grazie. Lascerei questo tempo che resta per dare la parola a Don Paolo Squizzato, anche per sapere se vuoi fare tu qualche domanda a Violante, in quanto io personalmente ci ho eletto come rappresentante della città, e poi se invece qualcuno di voi vuole fare delle domande rispondiamo, insomma. C'ho anche una dopo. Okay. Tanto la parola a te. Sì, no, stavo pensando prima a proposito di personaggi di carta. Credo che sia il miracolo veramente della letteratura, perché i grandi geni della letteratura, quando raccontano di personaggi inventati, questi personaggi alla fine diventano molto più veri dei personaggi reali. E qui che c'è la differenza, credo, tra verità e realtà. Ci sono dei personaggi, i grandi personaggi dell'opera di Saramago sono profondamente veri, anche se non sono reali, per profondità, per spiritualità, questa tensione sempre a scavalcare il reale per questo sogno dell'utopia in qualche modo, e che sono appunto profondamente veri senza essere reali. E noi veniamo a contatto con uomini e donne reali, ma che non possiamo dire essere veri. E questo gioco tra verità e realtà penso che debba essere, ce lo possa regalare in profondità soltanto la letteratura. E io sono amante di Dostoevsky anche, e per me quando ho letto l'avventura dei fratelli Karamazov di Alyosha, Alyosha, questo ragazzo di una purezza, di una bellezza interiore impressionante, Dostoevsky riesce a dipingerlo come un personaggio che sembra reale, ma è soltanto incredibilmente vero. Ecco. Allora, i geni riescono a portarci, portare alla ribalta, ecco, la verità. E la verità in greco, aletheia, vuol dire proprio uscire dal sonno, no? Alete, no? Uscire dalla dimenticanza. E io credo che Saramago sia veramente un personaggio di grande verità, perché appunto perché ci fa fare questo passaggio degli occhi aperti sul mondo, ecco. E domande, beh, ce ne servono tantissime, ma quello che mi, così mentre si parlava, mi sono chiesto
e lo chiedo a Violante, se avesse un cane in casa o nella propria vita. Faccio questa domanda perché è incredibile come nei romanzi si evinca che ci sono tre cose che salvano l'uomo. E questo nella caverna viene fuori, è l'ultimo romanzo e credo che sia anche il romanzo che raccoglie una vita, una storia, e i tre valori che salvano la vita nella caverna, ma io direi nell'opera di Saramago, sono la donna, il femminile e quindi in ultima analisi l'amore. Vi leggo soltanto, perché è bello recuperare anche dei passaggi, ecco, vi leggo questo passaggio che troviamo nella caverna. Per un uomo, l'avere una donna che ami e che ha confessato di ricambiarlo è la più eccelsa delle benedizioni e delle fortune. Il secondo valore è il lavoro. Il lavoro salva una vita, salva la vita. E questo tema del lavoro, della dignità, dell'alzare la testa anche dei contadini, anche di quelli che sono sempre stati schiacciati, ecco, questa forza di alzare la testa salva, perché riporta alla statura dell'umano. Vi leggo anche qui due passaggi di questo, non so se avete presente la caverna, questo uomo che faceva un lavoro semplice dentro un centro commerciale, vendeva vasi di terracotta, non era un granché come guadagno, ma tanto dava dignità, riusciva a mantenere la sua famiglia, riusciva a sbarcare il lunario, come si dice. E un giorno dicono, tu non puoi più stare dentro il centro commerciale. È tutto molto simbolico, ovviamente, tutto metaforico. Non puoi più stare dentro il centro commerciale perché adesso la gente vuole le cose di plastica e la terracotta non serve più. E lui, esposto così, disarmato, con la testa reclinata all'indietro, la bocca mezza aperta, smarrito, presentava l'immagine pungente di un abbandono senza salvezza, come, qui sentite la poesia, come un sacco che si fosse rotto e avesse lasciato scolare strada facendo quello che conteneva. E poi si rivolge alla moglie, dice: non è giusto ciò che mi hanno fatto. Si sono beffati del mio lavoro e del lavoro di nostra figlia. Dicono che le stoviglie di terracotta non interessano più, che non le vuole nessuno, e quindi anche noi non siamo più necessari. Siamo una scodella crepata a cui non vale la pena di perdere tempo a mettere ganci. Terzo valore, il cane. Il cane, questo protagonista, ha questo grande amore verso il suo cagnetto, ecco. E sentite cosa, due passaggi. Lì rimasero per 2 ore il cane e il suo padrone, ciascuno con i propri pensieri, ormai senza le lacrime piante dall'uno e asciugate dall'altro. Ancorché a tanta gente sembri scandaloso dirlo e obiettivamente non sia possibile spiegarlo, persino un cane è capace di farti aggrappare alla vita. Può anche accadere che la gioia disinteressata di un cane ci riconcili per un minuto breve con i dolori, le delusioni e i dispiaceri che il mondo ci ha causato. E allora, se Saramago scrive questo, io mi chiedo qual è stato il suo rapporto con questo animale. È sempre difficile stare a parlare una lingua che poi tem que ser traduzida. È sempre difficile stare a parlare una lingua che poi deve essere tradotta. Quebra-se o ritmo, quebra-se até um pouco o raciocínio e não é a mesma coisa, mas é o que temos. Si quebra il ritmo e anche il raciocínio, ma è quello che abbiamo, scusa. Não posso fazer nada. Os cães, eu creio que os cães representam, sempre que aparecem,
o que de melhor a humanidade devia ter. I cani, sempre che appaiano, rappresentano quello che di meglio che l'umanità doveva avere. Há o cão das lágrimas. No c'è ensaio il cane sobre... delle lacrime nel necessità. Há o constante do levantado do chão. C'è constante di una terra chiamata Alentejo. Há o cão che non tem nome da storia do Circo de Lisboa. C'è il cane senza nome nella storia del circo della come si dice in italiano? Quando una città viene circondata dalle forze nemiche, assedio. Assedio di Lisbona. Assedio. O cão de Tomactus de todos os nomes. E ao sim. Achado, ao fiel da jangada de pedra e ao achado. C'è il fedele della zattera di pietra e c'è il trovato. Que é o cão da caverna. E cane della caverna. O cão da caverna. O meu pai tinha pânico de cães. Il mio padre aveva panico di cani. In criança tinha panico di cães. In bambino aveva vero panico da cani. Ma criou una relazione tão profonda con os cães. Ma ha creato una relazione così profonda con i cani. Che tinha três. Che aveva tre. E o Camões. Camões. Che foi o último cão a chegar. L'ultimo cane che è arrivato, Camões, è il nome di un poeta epico portoghese. Camões foi o cão che inspirò o achado da caverna. È stato il cane che ha ispirato il achado trovato di caverna. E è un cão che è molto, molto parecido con il cão das lágrimas. E è molto simile al cane delle lacrime. O cão o cão das lágrimas, se recordam, è morto a tiro no ensaio sobre a lucidez. Il cane delle lacrime è poi ammazzato a tiro in lucidità, saggio sulla lucidità. E antes de ser morto, uiva. E prima di essere morto, o Lula? O Lula. O Lula. E os cegos do ensaio sobre a lucidez dizem, calou-se, detesto ouvir cães a uivar. E c'è chi di lucidità dicano, si è fermato, non lo fa più, detesto i cani che ululano, che abbaiano. O Camões uivou uma vez na vida. Camões ululou uma volta em vida. Quando meu pai morreu. Quando o seu papá é morto. Então. O seu papá não del cão. Meu papá. Então, para mim há uma semelhança muito grande entre o cão das lágrimas que uiva quando a mulher do médico é assassinada e ele é assassinado a seguir. C'è una grande somiglianza fra il cane delle lacrime che ulula quando la moglie del medico, del dottore viene ammazzata e quando lui stesso viene sparato, quando gli sparano. E Camões che uiva quando meu pai morre. E eu fico com a sensação que eu não sei onde é que começa a mulher do médico e acaba o José Saramago, onde é que começa o José Saramago e acaba a mulher do médico. E,
E come Camus in Jullulò, quando la morte di Saramago gli fa pensare dove comincia la moglie del medico e Saramago, o dove comincia Saramago e finisce la moglie del medico. Perché ambos procurano ver, ambos procurano olhar, ambos procurano ver e ambos quiseram reparar. Perché ambedue vogliono guardare, ambedue vogliono osservare e ambedue vogliono tenersi, capire in fondo. Grazie. Posso fare una domanda? Certo. Una domanda, due domande in una domanda, molto veloce. Saramago usa tanto l'umorismo, l'humor. Sì. Hai appreti, scusami, ma te capisci un po' l'italiano. Saramago usa tanto l'umorismo nei suoi libri. Si guardi, per esempio, Il viaggio dell'elefante. E ha scritto anche. Bisogna ridere tanto, perché poi alla fine viene la morte e ride di noi. Rir tanto, poi vai a morte, rir noi. Ma l'immagine che abbiamo di Saramago è sempre seria. Com'era l'umore nel tuo papà? E poi un'altra cosa. Saramago ha detto al Corriere della Sera, no, alla Repubblica, ha detto le dittature sono sempre, esistono sempre, sono mezze addormentate, non verranno con le camicie nere o le camicie marrone, verranno di altre forme. Dobbiamo essere svegli e stare allerta. Non era una persona di riso permanente. Non era una persona che ridesse sempre. Ma tinha un humor molto... Também non era un humor inglese. Dice, aveva un humor, non era un humor inglese. No, ma era un humor... non so spiegare. un humor che non sa spiegare. Non so, era sottile. Sottile. Era un sorrisino. Un sorrisetto. Un olhar. Un sguardo. Meu pai non falava molto. Mio papà non parlava molto in casa. Non parlava molto in casa. Non brincava, non era una persona... Non giocava. Ma di vez in quando saía una piada. Ma di tanto in tanto gli usciva questo questa battuta, questa forma di avere... Então, era preciso conhecê-lo muito bem. Também era preciso conhecê-lo muito bem para perceber que aquela seriedade não era de uma pessoa mal disposta. C'era anche da conoscerlo bene per capire che quella serietà non voleva dire essere una persona che era zangada o sì, arrabbiato o troppo seriosa. No. Muitas vezes era uma defesa. Molte volte era una difesa. De uma emoção, de uma emoção, de uma preocupação, de uma preocupazione que ele achava que não podia transmitir, que lui pensava ou trovava que não doveva transmettere, e por isso fechava a cara e per questo delle volte chiudeva la faccia, chiudeva. È adesso. A outra pergunta era o quê? Era sulle ditature. Diceva che ditatura. Sim, a ditadura. A ditadura é ditadura. La ditatura è ditatura. Pode chegar brutalmente ou devagar. Può arrivare brutalmente o piano piano. Estamos a caminhar a andar devagar. E siamo nella parte del mondo, no? Sim. Piano piano.
Mas isto é aquilo que eu, é a minha opinião, é certo que aprendi com ele, mas é a minha opinião. È la mia opinione, certo, questa è la mia opinione, anche certo che ho imparato da lui, ma è la mia opinione. Ma anche lui ha detto questo. Sim, claro, claro. Mas podíamos nós não estar nesta situação, acho que estamos. E ha detto, sì, ma potevamo non essere in questa situazione, ma secondo me ci siamo. Grazie.